Ciao, benvenuto, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Oggi faremo il tutorial di questi paio di calzini. Questi calzini sono stati realizzati con questo tipo di lana che l'ho presa sul sito di Lana di Biella. Con questo tipo di lana io ho utilizzato un uncinetto del 3,5 mm. Iniziamo il progetto realizzando un anello magico. Modo prendete l'uncinetto, prendete il filo, uscite, prendete il filo e andate a realizzare un punto basso. Continuiamo e andiamo a realizzare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e andiamo a realizzare un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare un altro punto alto. Abbiamo così realizzato 3 punti alti, ne dobbiamo realizzare 12, entrando nel cerchio. Abbiamo realizzato 12 catenelle, adesso andiamo a stringere l'anello magico in questo modo. Andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella del primo punto. Prendiamo il filo, entriamo e rientriamo direttamente nel punto. Abbiamo così chiuso il lavoro con un punto bassissimo. Continuiamo, andiamo a realizzare 3 catenelle. Un punto alto entrando nello stesso punto e abbiamo così realizzato 2 punti alti. Entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare 2 punti alti entrando nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare 2 punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare 2 punti alti. Dobbiamo continuare ad andare a realizzare 2 punti alti in ogni punto per tutto il giro. Siamo entrati 2 volte, abbiamo eseguito 2 punti alti. Nello stesso punto, adesso abbiamo un totale di 24 punti alti. Andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Entriamo nella prima catenella del primo punto che abbiamo fatto ed entriamo direttamente nel punto, questo punto bassissimo. Adesso andiamo
Iniziamo a fare degli aumenti. Dobbiamo fare 12 aumenti e li facciamo in questo modo. 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire 2 punti alti. Dopo dobbiamo continuare in questo modo, eseguendo nel prossimo punto un punto alto. E nel punto successivo 2 punti alti. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. Avendo fatto un aumento di 12 punti, il totale adesso siamo a 36 punti alti. Andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente. Adesso dobbiamo ancora fare un aumento di 12 punti. Eseguiamo 3 catenelle, che è il primo punto alto, entriamo nel punto successivo, eseguiamo un punto alto. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto. Dobbiamo andare ad eseguire un punto alto nel punto alto, un punto alto nel punto successivo e 2 punti alti nel punto successivo. Dobbiamo andare ad eseguire in questo modo fino a terminare il giro. 2 punti alti nello stesso punto. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Entriamo nel punto successivo. E andiamo ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro. In questo modo. Adesso io con i miei aumenti mi fermo qua, perché questo calzino è una taglia perché questo calzino è un 38, è una taglia 38. Se vi serve per una taglia maggiore, dovete continuare a fare gli aumenti, 16 per ogni giro, e vi verrà una taglia maggiore. Adesso noi andiamo avanti e andiamo ad eseguire 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto.
Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un punto alto, entrando nel punto successivo. Dobbiamo andare avanti così. Entrando nel punto successivo e eseguendo un punto alto. Fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro. Lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo nel punto, prendiamo il filo e entriamo direttamente nel punto in questo modo. Continuiamo e andiamo ad eseguire 3 catenelle. Entriamo nel punto successivo ed eseguiamo un punto alto. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Dobbiamo continuare in questo modo. Noi abbiamo già fatto un giro di punti alti. Io vado a bloccare con un fermo per capire da dove ho iniziato. Un giro l'abbiamo già fatto, ne dobbiamo fare ancora 15 per un totale di 16 giri. Abbiamo terminato i giri in questo modo. Adesso dobbiamo andare a eseguire il tallone. Per eseguire il tallone dobbiamo prendere la metà. In questo modo ci troviamo da questa posizione e ci mettiamo in quest'altra. Questa è la nostra metà, che sono 36 diviso 2, sono 18 punti, 18 da questa parte e 18 punti da quest'altra. Noi dobbiamo andare a eseguire il tallone. Questi sono 18 punti, dobbiamo dividere a metà, sono 9 e noi, scusate, che mi sono confusa in questo modo, noi abbiamo finito di qua. 36 è la metà di 18, la metà di 36 sono 18 e 18, la metà di 18 sono 9. Noi adesso andiamo a lavorare in mezzo. Eseguiamo 9 punti bassi, entriamo nel primo, prendiamo il filo, portiamo sopra, prendiamo il filo, entriamo, questo punto basso, ne dobbiamo eseguire 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo eseguito 9 punti bassi. Adesso con l'uncinetto entriamo nel punto che abbiamo eseguito precedentemente, questo qui, e andiamo ad eseguire un punto bassissimo in questo modo. Entriamo, prendiamo il filo e entriamo direttamente nel filo. Una catenella, giriamo il lavoro in questo modo, entriamo nel primo punto alto e andiamo ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto, 1 e 2. Proseguiamo, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Così via, andiamo ad eseguire un punto alto in ogni, scusate, un punto
basso in ogni punto basso che abbiamo fatto fino ad arrivare in fondo. Adesso noi abbiamo eseguito un punto basso entrando in ogni punto, dobbiamo andare a chiudere il lavoro. Lo chiudiamo entrando nel punto alto che abbiamo fatto precedentemente, qua. E lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo in questo modo. Una catenella, giriamo il lavoro. Sempre nel primo punto alto dobbiamo eseguire due punti. Scusate, sempre nel primo punto basso dobbiamo andare a eseguire due punti bassi. Uno e due. Poi proseguiamo e andiamo ad eseguire un punto basso entrando in ogni punto basso. Entriamo nel punto alto che abbiamo fatto prima, questo qui, e andiamo ad eseguire un punto bassissimo in questo modo. Come potete vedere, il tallone si sta formando. Dobbiamo continuare in questo modo, eseguendo una catenella. Giriamo il lavoro. Nel primo punto basso andiamo ad eseguire due punti bassi. Poi proseguiamo e andiamo ad eseguire un punto basso entrando nel punto basso fatto precedentemente. Entriamo nel punto alto fatto precedentemente e andiamo ad eseguire un punto bassissimo per chiudere. Dobbiamo continuare in questo modo. Dobbiamo ricordarci che nel primo punto basso dobbiamo entrare due volte, poi proseguire in ogni punto basso e entrare una volta eseguendo un punto basso. Poi, quando siamo arrivati in fondo, dobbiamo ricordarci di entrare nel punto alto ed eseguire un punto basso. Dobbiamo proseguire in questo modo fino ad arrivare a metà giro. La nostra metà, che sarebbero 18 giri. Abbiamo così terminato, questo è il tallone. Adesso dobbiamo praticamente
fare lavorare tutto il giro in questo modo. Abbiamo terminato fare l'ultimo giro del tallone, entriamo nel prossimo giro, eseguiamo un punto alto, no, scusate, eseguiamo 3 catenelle. Che sarebbe il nostro primo punto alto, entriamo nel giro nel punto precedente successivo, andiamo a eseguire un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. Dobbiamo andare a eseguire un punto alto su ogni punto alto che abbiamo fatto precedentemente. Lo dobbiamo fare per tutto il giro. Abbiamo così terminato il giro, lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Proseguiamo, eseguiamo 3 catenelle. Un punto alto nel punto successivo, dobbiamo continuare in questo modo eseguendo un punto alto sopra al punto alto fatto precedentemente, in questo modo, per 10 giri. Abbiamo così terminato i 10 giri. Adesso andiamo a chiudere il lavoro entrando nella prima catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo direttamente. Adesso dobbiamo. Io l'altezza è questa qui, ma se voi volete farlo il calzino più alto, continuate ad eseguire un punto alto entrando in ogni punto alto fino all'altezza che desiderate. Adesso andiamo a fare il bordo. Eseguiamo una catenella, entriamo nel primo punto in costa in questo modo. Qui abbiamo 2 punti, noi entriamo nella costa, quella che si trova fuori, e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo con l'uncinetto in costa in questo modo, prendiamo filo, usciamo, abbiamo 2 punti e andiamo ad eseguire il punto basso in costa. Entriamo in costa, prendiamo il filo e andiamo ad eseguire un punto basso. Dobbiamo andare ad eseguire un punto basso in costa fino a terminare il giro. Abbiamo terminato il giro. Adesso andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo ed entriamo direttamente. Io dove ho iniziato il punto ho messo un marcapunti così mi ricordo dove devo terminare. Come potete vedere, già con questa lavorazione il calzino si stringe e rimane come elastico. Vedete? Adesso continuiamo il secondo giro. Eseguiamo una catenella, entriamo nel primo punto, e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso.
Dobbiamo andare a eseguire un punto basso entrando in ogni punto. Entriamo nel punto successivo, un punto basso, fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il secondo giro, adesso eseguiamo il terzo giro. Una catenella, entriamo in costa e andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo in costa, andiamo ad eseguire un punto basso. Entriamo in costa, andiamo ad eseguire un punto basso. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro, eseguendo un punto basso in costa. Abbiamo così terminato il terzo giro, adesso andiamo ad eseguire il quarto giro. Eseguiamo una catenella e andiamo ad eseguire un punto basso in ogni punto. Per tutto il giro. Il calzino è così terminato. Questo è il calzino di oggi che abbiamo realizzato. Il tutorial è così terminato. Vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!